No, accendilo. Aspetta, ma che è? No, va in paon. Sì. Brava, brava, salvo. Mi raccomando, preparate le macchinette perché sennò non faccio nulla. Dai, siamo già pronti. Allora ragazzi, io ti volevo dire che in questa gita abbiamo visto tante belle cose. Però la cosa più bella che si potesse vedere non era già su questo pullman. No, vabbè, a parte gli scherzi, è stata una gita bellissima. Mi sono divertito tantissimo, ringrazio tutti i miei compagni. Anche perché molto probabilmente, calma, avevo rischiato di non farla questa gita, quindi sono molto contento di averla fatta con i miei compagni. E una cosa molto importante, se qualcuno volesse lezioni private di breakdance, il mio numero è 329 1108 908, ripeto, 340 333. Sei E poi cosa bisogna dire? Ah, una cosa importante, la Steria è dall'inizio dell'anno che ci aveva chiesto un'imitazione sua, che nessuno gliel'aveva mai fatta, aveva chiesto un'imitazione sua, ecco, non è che mi sono preparato tante cose, però una cosina sì. Ecco, dovete ricordarvi sempre, cosa molto importante, che il seno di tua mamma, fratto, il coseno di tuo padre... è uguale alla tangente di tuo nonno. Mi ragazzi, è molto importante, soprattutto per voi che farete appunto studio l'esame di maturità. Esatto. E poi un'altra cosa, niente, dall'inizio dell'anno, dal primo giorno di scuola, la Steri che ci fa... ragazzi, siamo in quarta, comunque non vi voglio fare preoccupare per... non vi voglio mettere tensione per la maturità, ecco. Però ricordatevi che siamo in quarta, alla vigilia di una quinta maturità. Ma tranquilli, io adesso lo dico perché siamo inizio dell'anno, ma poi non ve lo ridico più. Dopo un mese. Ragazzi, ricordatevi che siamo alla quinta. Siamo in quarta vigilia di una quinta maturità. Ecco, questo ce lo ripete in pratica tutti i giorni. Per non farci preoccupare. Avete ragione, è un mio difetto grandissimo. E niente, poi cosa devo dire? No, è stata una bellissima gita. Voto! E poi niente, vabbè, tanto Marco ha già parlato. Comunque propongo un grande applauso a colui che ci ha accompagnato dappertutto. Grande Vincenzo! Vincenzo! Ah, volevo dire Marco, vabbè, più o meno. Salva, cioè. E niente, dai, saluto tutti, un grande in bocca al lupo. Dai, concludi il napoletano. Un in bocca al lupo grande per tutti i ragazzi che faranno la maturità. Tanto per non parlare di maturità. Ringrazio. Ah, a proposito appunto di non parlare della maturità, mi ricordava la Steria appunto. Ringrazio un po' anche gli insegnanti, ringraziato sui tuoi compagni. Sì, ringraziamenti a tutti, a tutti gli insegnanti, niente. Bravo, Salvo, bravo. Ciao a tutti.